Allora, prima di tutto grazie a Sergio, a Marina, a tutti i componenti della società, a tutti voi che siete qui. Quello è il titolo del convegno, patofisiologia, diagnosi, eccetera, eccetera, del convegno di oggi. Un attimino, dopo per il video. Perché la cosa interessante che volevo farvi vedere oggi è una cosa completamente diversa. Cioè, ci sono delle persone che hanno già seguito i nostri convegni e persone che invece è la prima volta che vengono qui. E quindi volevo fargli vedere, o fargli percepire, comprendere qualcosa di diverso. Come noi studiamo, io almeno all'università, come gli altri colleghi, abbiamo studiato questo. Quello che si vede. Ma c'è tanta roba sotto, che non si vede. E perché noi siamo ottusi, perché sto leggendo un libro molto bello, si intitola Il terzo scimpanzé. Noi non siamo altro che l'evoluzione degli scimpanzé. Abbiamo il 98% del DNA uguale a quello degli scimpanzé e quindi siamo molto concreti e studiamo soltanto questo. Stiamo incominciando piano piano a metterci la maschera e forse a prendere le bombole e a scendere sotto e andare a capire che cosa c'è sotto. Io sono convinto sempre di questo, che la ricerca è sempre una sfida. È sempre una grande sfida, perché ogni volta che noi entriamo in un campo di ricerca, gli altri ci guardano proprio male, ci prendono per pazzi furiosi. E infatti le cose sono sempre state così, cioè all'inizio vengono derise, poi vengono attaccate ferocemente, quando gli altri si rendono conto che noi stiamo prendendo spazio, e poi alla fine vengono accettate come ovvie. Ma per fare questo passaggio ci vuole tempo. E quindi la vita è sempre una ricerca continua, con queste insidie che noi non possiamo prevedere. Esattamente come questo. Winnie the Pooh, che non riesce a vedere, non sa che cosa c'è qui dentro. Però va a vedere. E di conseguenza noi dobbiamo provare, nonostante abbiamo ormai, io ormai una certa età, dobbiamo provare a essere sempre come dei bambini. I bambini sono fantastici perché sono pluripotenti, perché sono curiosi. In medicina cinese si dice che i bambini sono yang, cioè la loro grande energia che li spinge a cercare, a vedere, a trovare. E noi dobbiamo fare questo, dobbiamo abbandonare i preconcetti, cioè dobbiamo abbandonare le nostre credenze. Io sono fatto così perché un giorno mia madre mi diceva delle cose, mio padre mi diceva delle altre. Immaginate il computer per un istante. Voi avete il computer e accendete il computer, il computer comincia a funzionare, Windows, e poi viene fuori il desktop. Quando siamo arrivati sul desktop, io posso prendere un programma, accendo quel programma, posso andare su internet, scrivo una lettera, poi magari Mario mi dice, guarda, ho trovato un programma di musica, scarica questo che così puoi scaricare tutta la musica. Io installo un programma, quindi io posso installare un programma, disinstallare un programma, ma non posso disinstallare Windows. E chi ha messo Windows? Perché se tolgo Windows non funziona più il computer. Ma chi ha messo Windows nel mio cervello? Ormai abbiamo capito che Windows nel mio cervello l'ha messo mia madre tra la 27ª settimana di gravidanza e la nascita, e mia madre, mio padre, mia zia, mia nonna, tutte le persone che stavano intorno a me, dalla nascita a 3 anni. A 3 anni si chiude Windows. Infatti noi abbiamo tra i 0 e i 3 anni delle onde cerebrali particolari, che sono le onde delta, che viaggiano a 4 cicli al secondo. Dopodiché le onde cambiano, vanno a onde teta, 8 cicli al secondo. Ora, e poi avanzano ancora fino ad arrivare a onde alfa e onde gamma. Però il punto è che se io faccio tecniche particolari di meditazione trascendentale, di ipnosi regressiva, arrivo al massimo a 8 cicli al secondo, onde teta. Ma non arrivo mai a onde delta, cioè a 4 cicli al secondo, perché quelle sono le onde di programmazione del mio cervello, cioè le credenze che mi hanno messo nella testa. Ma io voglio essere massimo, non voglio essere mia madre che si manifesta in massimo. Quindi dobbiamo provare a cancellare quei preconcetti, e questo lo possiamo fare soltanto con la consapevolezza di andare a vedere delle cose. E quindi dobbiamo entrare in un altro ambito, in quello che ci diceva anche Tesla, cioè tutto, se vogliamo scoprire il segreto dell'universo, tutto è energia, frequenza e vibrazione. Sono cose che il mio occhio non vede.
Quando io mi faccio una radiografia, dopo vedo la lastra, allora vedo il mio ginocchio, la mia gamba, eccetera, eccetera, ma non ho visto mica i raggi che sono passati attraverso di me, eppure sono passati. Quindi vuol dire che qualcosa hanno toccato in me. Quando io vado al mare e mi abbronzo, ma non vedo mica i raggi ultravioletti, eppure ci sono, perché purtroppo siamo condizionati dai nostri sensi, dagli organi di percezione, che non riescono a vedere tutto, vedono soltanto una piccola parte della realtà, ma c'è tanta altra realtà, e questa esiste. E allora che cosa succede? Che Einstein ha tirato fuori questa cosa incredibile che dice: tutto è energia, e questo è tutto quello che esiste, punto. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c'è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica. Allora, quando voi andate in macchina, sentite la radio, Rai 1, state sintonizzati su Rai 1 e sentite Rai 1, ma in quel momento continua a trasmettere anche Radio Monte Carlo, e in quel momento c'è anche RDS. Siamo noi che ci dobbiamo sintonizzare su quelle frequenze. Quelle frequenze esistono, il problema è nostro. Noi abbiamo le frequenze bloccate, e allora soltanto quello che vediamo è vero. Le cose invece sono diverse, perché esistono altre frequenze. E tutto quello che noi stiamo scoprendo in questo periodo dipende da questa cosa qui, dal toro. Che cos'è il toro? O sistema toroidale, che ormai anche la fisica e la matematica hanno messo a punto. È un sistema come questo, come quello di una ciambella. È una ciambella, immaginate un salvagente. Tutte le forme che voi trovate in natura hanno questo schema, è lo schema del toro, che genera e produce energia. Infatti i sistemi sono organizzati in questo modo e permettono lo sviluppo dell'universo. Immaginate la spirale dell'universo, è un sistema toroidale. Immaginate anche un atomo come è fatto, è un sistema toroidale. Ma immaginate anche come è fatto un'arancia, come è fatto una mela. Sono sistemi toroidali che poi sottintendono dei sistemi frattali, cioè delle forme che si creano costantemente mantenendo sempre una struttura di base. Quindi che cosa succede? Questa è l'immagine che mi è piaciuta, perché voi prendete il cervello e prendete l'universo, cioè è praticamente uguale, sono sempre le stesse forme che si ripetono. Ma guardate questa, che cosa può essere questa? Che cosa può essere paragonata? Qualcuno mi diceva in genere delle lezioni dei coralli, delle cose che stanno lì, bene, ma questo potrebbe essere, che ne so, delle radici o... La vostra immaginazione non ha limiti, potete trovare di tutto. Non sono altro che dei polmoni, cioè esattamente la stessa cosa. Sono le strutture che si ripetono costantemente. Quindi queste strutture ci danno poi delle informazioni, ma noi non siamo ancora in grado di percepire queste informazioni. O forse qualcuno è più avanti e riesce a percepire queste informazioni. Quindi l'uomo non è altro che un sistema toroidale, è un sistema che gira dentro di sé. Questo è quello che abbiamo trovato adesso. Noi non siamo altro che campi elettromagnetici. Noi sappiamo che ogni volta che c'è un campo elettrico si genera un campo magnetico, e sappiamo che il campo elettrico più forte è quello del cuore. Quando voi fate l'elettrocardiogramma, in fondo tutti l'avete fatto penso, registrate il campo elettrico del cuore, cioè quei movimenti, quelle cose, non sono altro che la registrazione da parte di una macchina di un campo elettrico. Ma se c'è un campo elettrico c'è un campo magnetico. Quindi questo campo magnetico si estende in tutto il corpo. E questo è strepitoso. Dal mio punto di vista, anche perché facendo agopuntura, mi rendo conto per quale motivo mettendo un ago cambio il sistema. Perché quando io metto un ago, in qualunque parte del corpo, creo una differenza di campo elettrico, do un'informazione, e l'informazione si estende in tutto il campo. Sergio è incredibile perché riesce a prendere dal centro, quindi dallo stomaco, per la medicina cinese il centro è lo stomaco Milza, lo stomaco, il centro del tutto, riesce a prendere le informazioni che partono da tutto il corpo, perché tutto è collegato, tutto è uno. E quindi lui con la sua tecnica, con il suo sistema che ha messo a punto da anni e anni e anni, vede delle piccole, percepisce delle piccole variazioni che avvengono qui perché riguardano tutto quanto il corpo, perché tutto quanto è collegato. Allora a questo punto, qual è la cosa vera? Che il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuovi orizzonti, ma nell'avere occhi nuovi. Occhi nuovi, cioè cambiare le nostre credenze. Solo così possiamo andare alla ricerca di qualcosa. E quindi avendo questi occhi nuovi, noi possiamo capire che in qualunque parte del corpo è presente tutto il corpo.
tanto che io con alcune tecniche di acupuntura per un problema del ginocchio magari vado a lavorare sul gomito e funziona lo stesso, perché tutto è assolutamente collegato. E allora Sergio, con la sua intuizione, da questo punto qui, dallo stomaco, da questi piccoli movimenti dello stomaco, riesce a percepire le variazioni di qualunque parte del corpo. Ma in questo modo è ovvio che sia così, e che lui ha messo questa tecnica, l'ha descritta, l'ha studiata, ma è ovvio che sia così. Leggete questo velocemente a voce alta. Provate a leggere veloce. Veloce, andiamo. Veloce, leggete veloce. Allora, è strepitosa questa, perché vi fa capire che qui non c'è scritto niente. Cioè, se io scrivo una cosa di questa a scuola e mi mettono zero spaccato, ci mettono zero spaccato, ma il nostro cervello percepisce molto, legge perfettamente tutto, anche se le lettere sono messe in maniera completamente diversa, perché il nostro cervello ha delle potenzialità che noi manco conosciamo. Perciò dobbiamo aprire un attimo i nostri orizzonti, aprire un attimo la nostra mente. Ora vi faccio vedere quest'altro filmato. Essere diversi. Vediamo quello che ci aspettiamo di vedere, non necessariamente che cosa c'è in realtà. Non è un caso che i bambini che non hanno mai giocato a carte superino sempre il test. E allora ci chiediamo quante altre cose ci siano proprio di fronte a noi, segni, suoni, profumi che non riusciamo a sentire solo perché non ci siamo abituati. La buona notizia è che se ripeteremo il test lo supererai. Una volta consapevole che possono esistere cuori neri e picche rosse, ti sarà facile saperli percepire. La struttura del tuo cervello è come un sistema di strade statali. È facile andare da una città all'altra per strade molto trafficate, ma le località intermedie che lambiscono la rete autostradale, sebbene siano lì, la maggior parte delle persone le supera sfrecciate. Sì, è un bel trucchetto, ma non esistono giochi di carte con picche rosse e cuori neri. E chi può dirlo? Signor Oliver, sono il dottor Craig. È pronto a fare alcuni test? Sì, sì. State fare uno strano riscaldamento con quel tipo, Ray. Chi? Ray, sai, il signore che è appena uscito, quello con le carte truccate. Non c'è nessuno tra il personale che si chiami Ray. No, era proprio qui. Quel tipo strano con le carte, aveva il camice verde in laboratorio. Il personale veste di blu, non di verde. È il caso di verificare la sua percezione dei colori. Le è caduto il 7 di cuore. Allora, come vedete, un piccolo esempio di come le nostre credenze condizionano il nostro ragionamento. Non riusciamo a essere obiettivi, perché le nostre credenze ci dicono che una carta così è un cuore. E lo vediamo automaticamente, quindi perdiamo delle cose. Allora vi invito, e Sergio ci ha invitato, e con la sua grande saggezza ci invita costantemente a modificare i nostri schemi mentali, così riusciamo a vedere delle cose che sono intorno a noi ma in questo momento non riusciamo a vederle. Questa è la grandezza, cioè il cambiare i nostri schemi. Ora, quest'altro filmato che vi presento, anche questo è molto particolare. Ne parliamo dopo.
Quindi, come vedete, se noi non abbiamo occhi nuovi, non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo provare a cambiare. Quando vedevamo l'immagine ai raggi X, ci sembrava una cosa. Poi uscivano fuori e tutti quanti, boom, siamo partiti con le nostre credenze. Allora due persone si abbracciavano, vabbè, è normale, ma sono due donne, cambiava tutto. Due bambini sì, però quella era una bambina handicappata, una bambina down, allora subito sono partiti i nostri preconcetti. Se noi non modifichiamo questo, se noi non riusciamo a purificarci in questi pensieri, non riusciremo mai a comprendere nulla. E quindi secondo me bisogna avere occhi nuovi. Però, permettetemi questo, bisogna avere orecchi nuovi. Se noi impariamo ad avere orecchi nuovi, riusciamo a percepire delle cose diverse e quindi riusciamo ad andare avanti. Ma noi siamo così invece, siamo ottusi, non vogliamo sentire tutte le novità, non le vogliamo assolutamente recepire. Mi chiamo Marina Causa e lavoro nell'Orto Botanico Giardino dei Semplici di Firenze dal 90. Questo è uno degli orti botanici più antichi al mondo, è nato nel 1545. Come giardino dei semplici, cioè come giardino delle piante medicinali a disposizione degli studenti universitari. Nel 2004 abbiamo fatto un'esperienza interessantissima con l'associazione Damanur, proprio con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone alla botanica in un modo molto originale e anche emozionante. Quindi un'attività rivolta fondamentalmente ai bambini, però anche alle famiglie, diciamo, in modo che potessero uscire con un'emozione in più da un giardino botanico che rischierebbe di essere una struttura museale fredda. Abbiamo realizzato un'attività particolarissima utilizzando questa attrezzatura che permette, attraverso la differenza di potenziale registrata da un'apparecchiatura fra le foglie e le radici, di trasmettere questa musica che è prodotta dalle piante e trasformata da un'apparecchiatura elettronica, arriva direttamente al cuore dei bambini. Abbiamo potuto, attraverso un laboratorio teatrale, parlare della natura che ci circonda in un modo assolutamente originale. Questi sono studi che continuano a fare a Firenze, all'Orto dei Semplici, perché le piante trasmettono informazioni, le piante trasmettono musica, le piante trasmettono suoni, ma il nostro orecchio non li percepisce e allora attraverso questo strumento elettronico riusciamo a portarlo a quelle onde di frequenza che il nostro orecchio percepisce. E quindi adesso vi voglio far sentire delle cose. E allora Sergio sente delle cose e sta provando disperatamente, perché noi siamo così, a farci comprendere le cose che lui sente, proprio per diffondere tutto questo. Questo è il suono dell'iperico. L'iperico suona così, ma l'iperico ha tutte queste proprietà terapeutiche, perché l'iperico vibra e a seconda della vibrazione ci dà un'informazione, il nostro corpo risponde a questa vibrazione perché abbiamo contrasta la nausea, aiuta a levare la diarrea, combatte la depressione, perché quelle onde di vibrazione ci fanno cambiare in questo modo. Questo è l'iperico, oppure questa è la malva. O questa è la noce. Però in medicina cinese, se vedete come è fatto la noce, ha la stessa forma del cervello. E quindi in medicina cinese si dice, le persone anziane che hanno dei deficit a livello cerebrale devono mangiare le noci. Ma le persone che hanno problemi di sangue devono mangiare le lenticchie, perché le lenticchie hanno la stessa forma dei globuli rossi. Però le persone che hanno problemi a livello renale devono mangiare i fagioli, perché i fagioli hanno la stessa forma. E le persone che hanno problemi di vista devono mangiare le carote, perché le carote tagliate così hanno la stessa forma dell'occhio. Allora immaginate noi che viviamo non in un campo d'olivo, io ho la fortuna di vederli parecchi e di viverli in tanti, ma a Roma, pieno centro. Cioè che vibrazioni ci arrivano? Oppure immaginate quando voi andate nei centri commerciali, un disastro, uscite che siete stanchissimi, perché quelle onde di vibrazione colpiscono il vostro sistema e voi uscite da lì stravolti. Se andate in un campo d'olivo, uscite da lì che state benissimo. Altro piccolo esempio, questo a Mario forse può interessare, questi sono suoni, guardate il suono come cambia la forma. Questo è polvere di licopodio messo su una lastra di metallo
sotto questa lastra c'è un amplificatore. Questo amplificatore manda onde. Cambio tonalità. Esatto. E guardate, sembra che la polvere sappia esattamente dove andare. Improvvisamente, pum, cambia forma. E le forme sembrano quelli dei mandala fatti dai tibetani. Hanno delle forme incredibili. Quindi immaginate che cosa succede nel nostro corpo quando sentiamo della musica, o quando sentiamo dei rumori, o quando sentiamo dei suoni. Cambiano assolutamente le forme, i recettori cambiano, la cellula cambia, quindi si aprono dei recettori o si chiudono dei recettori. Questo per farvi capire come noi non sappiamo niente, ci stiamo appena addentrando in questo campo. E di conseguenza io volevo ringraziare Sergio, perché Sergio... Grande per l'altezza, eh? Già mentre cammina lui si controlla costantemente e continuamente. Quindi... questo per me è importantissimo, io non finirò mai di ringraziarlo, di ringraziare lui e di tutti quelli che appartengono a questo gruppo, perché mi stanno dando tantissime cose, sto imparando tante cose da loro. Quindi Sergio sta proprio entrando in questo bosco, ma permettetemi quest'ultima diapositiva. E Sergio nel suo studio, perché è sempre un medico, non dimentichiamolo mai, non è uno stregone, ha sempre studiato, ha fatto le sue cose, le sue ricerche, anni e anni di studio, di fatica, di lavoro, e Marina questo lo può confermare tranquillamente. E Sergio ci sta portando dentro questo bosco. Com'è? Boh, noi andiamo, Sergio è il capofila e noi gli stiamo andando dietro, cercando di non perderci andando in questo sentiero. Quindi permettetemi questo e vi ringrazio tanto.